questa presentazione. Io oggi parlerò di internet e diritto d'autore, che è un tema sicuramente molto affascinante, molto interessante. Partirò da alcune basi culturali, andrò molto rapidamente, anche perché ritengo che poi sia molto importante lasciare dello spazio a eventuali domande o appunto ad un possibile confronto, anche perché molto spesso, e diciamo questo è l'obiettivo, soprattutto nella parte finale del mio intervento, è quello di spiegare che cosa si può fare e che cosa non si può fare con Internet. Il progetto Pane Internet lo conoscete, quindi possiamo saltare subito. E vi dico che in realtà il diritto d'autore è un ramo del diritto moderno. È un ramo del diritto moderno perché è associato con un'idea, che è l'idea della creazione. L'idea della creazione, voi sapete che insomma in tutte le religioni monoteiste è associato fondamentalmente a Dio, quindi è Dio che crea, non sono gli uomini che creano, e del resto lo vedete, voglio dire, anche nella insomma, la tradizione religiosa più diffusa nel nostro paese, che insomma è quella cristiana, se lo ricordate, gli evangelisti non scrivono il Vangelo, è Dio che detta il Vangelo. Vedete che anche appunto nel Vangelo di Matteo si dice gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questa cosa la trovate fondamentalmente in tutte le religioni monoteiste, lo trovate appunto nel confucianesimo, lo trovate nella Sharia e così via. Si trasferisce poi alla teologia medievale, scientia donum Dei est, un devendi non potest, quindi io che insegno all'università, in realtà tutto quello che so lo so perché me l'ha trasmesso Dio e non lo so perché fondamentalmente l'ho studiato. Del resto, se ci pensate, poi ancora noi oggi siamo un po' vittime, mi verrebbe da dire, della tradizione romantica. Tutte le volte in cui vedete un film, e in un film si parla appunto di un musicista, di un pittore e così via, l'opera di creazione è sempre ridotta a pochi attimi, come se appunto vi fosse sempre un'illuminazione divina. In realtà così non è, cioè l'arte è anche tecnica. Caravaggio era un genio, però naturalmente Caravaggio sapeva dipingere e Caravaggio aveva passato tante e tante ore, tante e tanti giorni a bottega a imparare come dipingere ripeto, nella tradizione religiosa da un lato, dall'altro questa cosa poi insomma col romanticismo si accentuerà. Vedete sempre appunto nei film che Mozart si mette a un pianoforte 5 secondi e compone, poi il resto della giornata, non lo so, vede Maria De Filippi, fa altre cose, però voglio dire, insomma la vita degli artisti è sempre una vita molto bella perché poi ci mettono 5 secondi. In realtà chiunque di voi si sia rapportato con l'arte sa che appunto per registrare una canzone servono giorni e giorni, servono mesi, quello che noi sentiamo peraltro che il nostro udito sente anche in una canzone pop è in realtà scarso il 50% di quello che è registrato in realtà. Noi sentiamo una voce, ma magari ci sono tante voci che sono registrate per rafforzare la voce principale. Vediamo un film, sembra appunto, basta che quando vedete appunto le riprese dei film per strada, sapete, per girare insomma anche 5 minuti di un film, ci si impiega magari un intero giorno. Stesso discorso vale per i romanzi, c'è cioè tutto un lavoro di editing, non è mai la prima stesura, eppure quello che insomma ci viene raccontato è appunto sempre un po' Dio che trasmette questa cosa. Quando è che cambia un po' questa situazione? La situazione sicuramente, insomma, un punto di svolta è dato nel 1450. Gutenberg inventa la stampa, si creano dei meccanismi seriali di riproduzione dell'opera per la prima volta. Resta quell'idea religiosa, per esempio, tutte le idee del luteranesimo si diffondono essenzialmente attraverso la stampa, però lo stesso Lutero dice: guardate, insomma, io ho ricevuto gratuitamente, ho dato gratuitamente, non voglio niente in cambio. Quindi Lutero è il primo che in un certo senso dice quella frase famosa di Banksy che è copyright is for losers, il copyright è per i perdenti. Quindi il primo è Lutero, dice sì, le idee sono mie, ma io in realtà l'ho fatte solo perché si diffondessero, non voglio nulla in cambio. Vedremo peraltro che da questo momento c'è una distinzione tra quello che si chiama il corpus mysticum e quello che si chiama il corpus mechanicum, cioè tra l'idea e il supporto che incorpora l'idea. Qui è importante una cosa da sapere. Allora, il diritto d'autore, a differenza di quello che si crede spesso, non tutela le idee. C'è anche un claim della SIAE che dice noi tuteliamo le idee. In realtà non è così. Il diritto d'autore tutela un'idea che viene portata all'esterno. Perché altrimenti chiunque di noi potrebbe dire oh, bello questo romanzo, però l'ho fatto io. E dove sta? Eh no, è nella mia testa. In realtà così non è.
Quindi il diritto d'autore, lo vedremo tra poco, tutela in realtà la diffusione, cioè l'esteriorizzazione e la concretizzazione delle opere. Quindi se dico che sono l'autore di una canzone, devo scrivere effettivamente la canzone, devo avere un supporto, anche una registrazione. Attenzione, questo è un altro sfato, un altro mito diffuso. Non è necessario il deposito. Il diritto d'autore quindi non tutela le idee, ma tutela la rappresentazione delle idee. Il diritto d'autore però non necessita un deposito. Quindi il diritto d'autore sorge quando questa idea viene portata fuori dal foro interno dell'autore. Ok? Quindi anche se scrivo su un romanzo sulla carta del pane, sono comunque l'autore. Non è necessario fare il deposito in SIAE. Il deposito in SIAE serve esclusivamente a dimostrare che in quella data io ho scritto quella determinata opera. Quindi serve semplicemente in caso di controversia per fini probatori. Ora, insomma, peraltro non vorrei andare troppo veloce, laddove dovessi andare troppo veloce, qualcuno scriva nella chat e dica stai andando troppo veloce, rallenta, e io rallenterò. Ora, detto questo, quindi, non tutela l'idea, tutela la rappresentazione dell'idea, non è necessario un deposito, ok? Sempre parlando di notazioni storiche, nella nascita del diritto d'autore un altro punto fondamentale è quello della nascita dei privilegi, cioè fondamentalmente, ammettiamo Giovanna, fondamentalmente nella nascita dei privilegi abbiamo che cosa? Abbiamo che nel 1469 vengono assegnati i primi privilegi, il primo è a Venezia. Che cos'è il privilegio? È qualcosa che dà il sovrano agli stampatori in cui dice sei l'unico a poter stampare. Chiaramente capite da soli che questa cosa non c'entra niente col diritto d'autore, perché io sto dando un potere ad un soggetto di riprodurre le opere, quindi non è l'autore dell'opera, è solo colui che materialmente, tecnicamente, si occupa della riproduzione delle opere. Controllo sui privilegi perché c'è, ve ne rendete conto da soli, perché le idee sono più forti delle armi e quindi fondamentalmente si trasmettono attraverso che cosa? Attraverso la serialità. È l'esempio di Lutero, il luteranismo appunto si diffonde grazie alla possibilità di riprodurre in copia degli opuscoli e queste idee si diffondono molto più velocemente. I regnanti ovviamente sono spaventati da questa cosa, quindi ha più a che fare con la censura, di cui parleremo in un prossimo incontro, in realtà è col diritto d'autore. Dov'è il punto di svolta? Come si passano le slide? Allora, il punto di svolta avviene nel secondo trattato di John Locke, questo signore che appunto vedete col nasone nell'opera, credo si veda, giusto Damiana? Ho messo tanto bello un dipinto di John Locke. Dicevo, in cui John Locke nel secondo trattato sul governo che cosa dice? Dice, ogni persona è proprietaria dei frutti del suo lavoro. Quindi questo significa che ovviamente se zappo la terra e coltivo dei pomodori, i pomodori sono miei. Pensate, insomma, stiamo parlando del 1690, insomma, siamo comunque in un'epoca post-medievale. Pensate che, insomma, in Italia, voglio dire, il sistema feudale in realtà è sopravvissuto a lungo, addirittura se ci pensate, insomma, forme assimilabili quasi a un sistema feudale le abbiamo avute fino al periodo post-bellico, dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, di persone che coltivavano per altri. E quindi John Locke esce con questa teoria, che ovviamente sto un po' banalizzando e riducendo in estrema sintesi, dicendo ognuno è proprietario dei frutti del proprio lavoro. E questo significa che quindi se io creo un'opera d'arte, non è Dio che mi ha dato il potere, insomma, di creare quest'opera d'arte, ma sono io che chiaramente ci ho lavorato e l'ho creata. Anche perché fino a quel momento, se ci pensate, gli artisti storicamente vengono pagati solo per quello che è il servizio che loro rendono. Quando faccio un dipinto mi pagano che cosa? Mi pagano il fatto che io stia facendo il dipinto. E quindi questa separazione che abbiamo visto prima tra corpus mysticum e corpus mechanicum ancora non c'è. Anche perché chiaramente non c'è una riproduzione seriale delle opere. Mozart scrive delle opere, però che cosa viene pagato a Mozart fin da quando è bambino? Gli viene pagato il concerto, non gli viene pagata tanto la scrittura dell'opera quanto l'esecuzione dell'opera stessa. Ok? Poi è chiaro che Mozart oggi sarebbe divenuto probabilmente miliardario grazie alle riutilizzazioni delle sue opere, perché poi il diritto d'autore in realtà che cosa ricompensa? E andiamo appunto sempre avanti storicamente ricompensa un'idea. Cioè,
Vedete quello che dice la Costituzione americana. Ci sono due leggi che sono peraltro entrambe del 700, che sono lo Statute of Anne in Inghilterra e la Costituzione americana del 1787. Guardate che in entrambi i casi si parla della utilità. Lo trovate sia nello Statute of Anne, in cui si dice che bisogna fare in modo che gli uomini di cultura scrivano dei libri utili, lo si trova nella Costituzione americana, dove si dice per promuovere il progresso della scienza e delle arti utili. L'idea di fondo da cui nasce il diritto d'autore qual è? È che fondamentalmente se non posso ottenere dei frutti dal mio lavoro di creativo, ovviamente mi devo dedicare ad altro. Io ricordo tanti anni fa, mi colpì molto, insomma, ero uno studente universitario, un'intervista a Guccini, in cui in maniera un po', diciamo, con un po' di piaggeria, l'intervistatore diceva: Ah, ma lei è un genio, un poeta, un illuminato, sapete, sempre questa tradizione romantica che, eccetera, eccetera. E Guccini, devo dire, con una grandissima onestà intellettuale, disse una cosa che a me colpì molto. Fondamentalmente Guccini diceva: Certo, io però posso per tutta la giornata creare musica. Magari uno che fa il benzinaio tutto il giorno, fa l'idraulico, fa come me, insomma, il professore universitario o l'avvocato, non ha tutto quel tempo da dedicare alla scrittura delle canzoni. E quindi l'idea qual è? È che se qualcuno si dedica alla cultura o a scrivere libri utili, poi insomma, nella Costituzione americana non poteva immaginare che si sarebbe arrivati a Federico Moccia o cose del genere, però voglio dire che fondamentalmente per garantire il progresso e per garantire che la cultura in un certo senso vi sia una sorta di moltiplicatore della cultura, ovviamente bisogna tutelare che cosa? I tempi morti. Perché, come vi ho detto, un'opera d'arte non nasce come da tradizione romantica in un minuto. Ta, che cosa faccio? Ah, ora scrivo quasi una sinfonia. Mozart, Beethoven si mette lì e dice: Ah, ora ho 10 minuti di tempo libero tra cucinare il primo e il secondo, mi metto a fare un attimo una sinfonia. In realtà non è così, servono giorni e giorni e giorni. È chiaro che però se in quei giorni e giorni e giorni di lavoro non sono in qualche modo ricompensato, allora chiaramente mi dedicherò a fare altro. E questo naturalmente andrà a danneggiare che cosa? Andrà a danneggiare l'idea che la cultura porta ricchezza. Porta ricchezza materiale, questo molto spesso nel nostro paese ce lo dimentichiamo, e porta ricchezza anche immateriale. Ok? Ora, dette tutte queste cose, chiaramente l'idea del diritto d'autore di fondo è quello di tutelare questi tempi morti. Va bene? Nel nostro codice civile, dove viene tutelato il diritto d'autore? Abbiamo già una legge, insomma, prima della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo una legge poi nell'epoca del fascismo, che è la legge 633 del 1941, che si chiama, insomma, gergalmente la legge sul diritto d'autore, ancora vigente, seppur ovviamente sia stata modificata varie volte. Abbiamo delle norme nel codice civile, questo è giusto appunto, qualora vogliate appuntarvele per avere quantomeno una sorta di bussola. E poi la nostra Costituzione invece non riconosce il diritto d'autore espressamente, tuttavia però si ritiene che appunto il diritto d'autore sia tutelato dove? Nell'articolo 2 sulla personalità dell'uomo, ovviamente se creo un'opera d'arte è manifestazione della mia personalità, nell'articolo 9 sulla promozione e lo sviluppo della cultura, ancora nell'articolo 21 sulla libertà di espressione, nell'articolo 33 della Costituzione sulla libertà dell'arte o della scienza. Quindi si ritiene fondamentalmente che, insomma, questo complesso di norme, tra cui l'articolo 35, appunto, la tutela del lavoro, non dimentichiamo che appunto l'arte è un lavoro, questa è un'altra cosa che nel nostro paese viene sempre dimenticata, ma ve l'ho detto, purtroppo, se una persona deve fare altro, non può fare l'artista. Per fare l'artista servono dei tempi, servono dei tempi per creare un'opera d'arte, quindi o lo faccio a livello professionale oppure purtroppo non sono un artista e quindi ho una forma di ritorno economico oppure non sono un artista. Molto spesso, vi ripeto, quando si parla di pirateria, in realtà si fa un sacco di retorica, secondo me sballata. La retorica che andrebbe fatta probabilmente per tutelare il diritto d'autore è che naturalmente il diritto d'autore tutela che cosa? Tutela, come vi dicevo prima, i tempi morti degli artisti e quindi consente agli artisti in un certo senso poter creare con una certa tranquillità anche nei periodi in cui, diciamo, non si esibiscono per concerti, in cui non è appena uscito il loro libro e così via. Qui naturalmente c'è anche una differenza perché nella Costituzione americana all'inizio il diritto d'autore durava 14 anni dalla creazione dell'opera. Questo
Quindi un tempo molto limitato, se ci riflettete, dove oggi dura 70 anni dalla morte dell'autore. Quindi un tempo tu avevi, creavi un libro, avevi 14 anni in cui si maturavano i diritti d'autore, in 14 anni, bene o male, mentre si maturavano i diritti di questo libro, tu facevi altro, scrivevi e così via. Poi si è arrivata, voglio dire, ad una follia che è arrivare a 70 anni dalla morte dell'autore. Addirittura si propongono 90 anni dalla morte dell'autore, e questa cosa, voglio dire, non a caso alcuni americani la chiamano la norma su Walt Disney, diciamo quello che è stato negli Stati Uniti l'allungamento dei diritti d'autore, ma poi insomma questa cosa è uniformata, sono 70 anni dopo la morte del diritto d'autore anche da noi. Perché? Perché fondamentalmente questa norma ha subito, diciamo, una forte pressione dalla lobbistica da parte della Disney, che voleva che non cadesse in pubblico dominio Topolino. In pubblico dominio significa, aggiungiamo un altro pezzetto appunto a questa introduzione sul diritto d'autore, che un'opera può essere tutelata, può essere, scusatemi, riprodotta, utilizzata liberamente, senza che appunto sia necessario pagare dei diritti all'autore dell'opera. Ed è il motivo per cui appunto quando vedete poi quelle edizioni che molto spesso escono in edicola, i grandi classici eccetera eccetera, se ci fate caso trovate sempre libri in cui gli autori sono morti da 70 anni. Per esempio quest'anno cadono i 70 anni dalla morte di Orwell, se ricordo bene, e vedrete come fondamentalmente le opere di Orwell avranno una nuova diffusione. Attenzione ad un passaggio però, perché per esempio nel caso delle opere letterarie voi avete un diritto d'autore dell'autore, ma avete un diritto d'autore anche del traduttore, quindi chiaramente la versione italiana della Fattoria degli Animali, del Grande Fratello e così via, ovviamente non sono in pubblico dominio la parte inglese, poiché la traduzione non sarà avvenuta lo stesso anno, naturalmente insomma passerà ancora un po' di anni. Ora, detto questo, quali sono le caratteristiche del diritto d'autore? Il diritto d'autore tutela l'opera che sia creativa, l'opera deve essere nuova, attenzione, la novità si intende in senso oggettivo e non soggettivo, cioè non posso dire non conosco quell'opera, però l'ho creata lo stesso. Molto spesso accade quello che si chiama tecnicamente il plagio involontario, cioè non c'è una reale volontà di utilizzare un'opera già creata, però in realtà lo si fa lo stesso. Molto spesso accade nella musica, considerate che nella musica insomma le note sono 12, cioè almeno nel nostro sistema musicale sono 12 perché sono da ottava a ottava, questa cosa poi la sbagliano sempre, ci sono diesis, bemolle e mezzo, quindi sono 12 note, è chiaro che insomma le combinazioni delle note da un punto di vista melodico tutto sommato non sono poi così numerose, e ci sono tutta una serie di casi. Per esempio qualcuno ricorderà il famoso plagio di Michael Jackson ad Albano, e lì insomma Michael Jackson ha copiato una canzone di Albano, ha copiato, poi non sapremo mai se l'ha fatto volontariamente o involontariamente. Michael Jackson disse io insomma manco gli Albano, e questo insomma già non depone a favore di Michael Jackson, perché tutti dovrebbero sapere chi è Albano. Però voglio dire, essendo Albano cantante forse filo russo, voglio dire, era stato accantonato nella cultura di massa americana, però al di là di questo, voglio dire, in quel caso fondamentalmente Albano aveva ragione, perché la sua canzone effettivamente era identica a quella che poi aveva fatto Michael Jackson. La canzone di Michael Jackson era Will You Be There, la canzone di Albano un po' meno famosa si chiamava I Cigni di Bacala, e tuttavia però Michael Jackson non poteva difendersi dicendo chi lo conosce Albano, perché appunto se qualcuno ha creato quell'opera, la conosci o non la conosci, l'opera deve essere nuova. E vi ripeto, la novità si intende in senso oggettivo e non soggettivo. Poi è necessario che vi sia concretizzazione, estrinsecazione, esteriorizzazione dell'opera, e di questo abbiamo già parlato prima. Cioè l'opera non può essere nella mia testa, ma la devo portare fuori dalla mia testa. L'opera poi deve appartenere all'arte o alla cultura, e qui naturalmente la discussione si complicherebbe molto, purtroppo non abbiamo i tempi, anche perché richiederebbe, diciamo, quasi una sorta di qualificazione appunto di che cos'è l'arte, di che cos'è la cultura. Però ribadisco, in questo naturalmente ovviamente diventerebbe appunto troppo lungo, peraltro insomma, probabilmente sarebbe uno studioso di estetica più che un giurista per parlare dei confini dell'arte. Chi è l'autore dell'opera? L'autore dell'opera qui si indica appunto, vi è una presunzione. Che cosa significa vi è una presunzione? Significa che
L'autore, dice l'articolo 8 della legge sul diritto d'autore, è colui che è indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero come enunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Per esempio, siamo insomma alla vigilia di Sanremo, senza pubblico, se ne è parlato molto. Vedete, quando si annunciano i brani di Sanremo, per esempio, si dice canta Albano, ovviamente, di Albano Carrisi e Romina Power, e quindi vengono annunciati gli autori. Qui ho messo una foto di un libro di Andrea Camilleri. Ovviamente Andrea Camilleri, appunto, nelle forme d'uso si scrive appunto sul libro chi è l'autore e si ritiene che appunto sia quello l'autore. Vi dicevo già prima, la pubblicazione non è requisito essenziale per far sorgere i diritti d'autore, essendo sufficiente la creazione dell'opera. Questa cosa però attribuisce una presunzione di paternità. Cioè significa che se io voglio dire che ho scritto il libro di Andrea Camilleri, un covo non so che, perché adesso non lo vedo, non vedo tutto il titolo in lungo perché insomma vedo le vostre facce, vedo la faccia mia di Damiana per la verità, dicevo, in quel caso praticamente se voglio dire che sono l'autore del libro di Camilleri, allora sarò io a dover dimostrare in tribunale di essere l'autore. Quindi questa cosa determina, vi dicevo, la pubblicazione non è requisito per la nascita del diritto d'autore, però determina una presunzione. Cioè significa che se io voglio dire sono l'autore della canzone di Michael Jackson, poi lo devo dimostrare. Ok? Se domani sentite la canzone di, non lo so, la nuova canzone di Albano, e in realtà pensate di averla scritta voi, allora sarete voi a dover dimostrare di aver scritto quella canzone. Va bene? Peraltro oggi è molto più semplice di prima perché chiaramente, ripeto, non essendo richiesto un deposito, è sufficiente un video su YouTube, è sufficiente che abbiate mandato un tempo, forse qualcuno lo ricorderà, per esempio nel caso delle opere letterarie, si mandava il plico col timbro postale, questi diciamo mezzi un po' naif visti oggi. In realtà non è più così, nel senso che oggi basta mandarsi una PEC con un allegato e chiaramente insomma siete tutelati. È possibile anche che le opere vengano diffuse in forma pseudonima, per esempio Neck, voglio dire, non si chiama Neck, Ron non si chiama Ron e così via, oppure anche in forma anonima, il famoso caso per esempio recente di Elena Ferrante. Nessuno sa chi sia Elena Ferrante, se un uomo, una donna, quello che è, però è un suo diritto quello di rimanere anonimo. Peraltro attenzione, perché il diritto all'anonimato è un diritto che può essere svelato solo dall'autore stesso o eventualmente, in alcuni casi, appunto nel caso di morte dell'autore, dai suoi aventi causa, cioè insomma dai suoi eredi. Diversamente appunto Elena Ferrante, che pubblica con EO, chiaramente non può essere EO a dire Elena Ferrante è Albano, ovviamente, no, scherzo. Dicevo, non può dire Elena Ferrante questo qui, ma ovviamente dovrà, è un diritto questo che compete a Elena Ferrante. Avviciniamoci appunto anche a quello che, che è il tema di oggi. Mi sembrava importante, Damiano, non so se sei d'accordo, fare un'introduzione sul diritto d'autore. Il diritto d'autore copre tutta una serie di opere. Attenzione, perché innanzitutto il diritto d'autore, ricordatela questa cosa perché è importante, non tutela il bello. Le canzoni possono essere pure brutte, i libri possono essere brutti, le opere pittoriche possono essere brutte, quindi voglio dire tutela tanto Andy Warhol quanto tutela quello che poverino insomma sotto il ristorante vende il quadro che ha fatto, ok? Non tutela solo gli artisti professionisti. Se io scrivo una canzone, faccio altro nella vita, ma la mia canzone è tutelata. Vedete, insomma, il grande sport nazionale, quello di scrivere libri, tutti credono di aver avuto una vita avventurosissima, poi insomma, i nostri nonni che hanno fatto la guerra veramente hanno avuto una vita avventurosissima, non ne parlavano mai, e invece la nostra generazione è convinta che insomma abbiamo fatto questa vita meravigliosa che va raccontata e narrata ai posteri. Quelle opere che nella maggior parte dei casi insomma fanno schifo, però cioè, nonostante sono tutelate dal diritto d'autore. Quindi non si tutela il bello, ok? Non si tutelano solo gli artisti professionisti. Si tutelano tutte le opere letterarie, si tutelano anche le opere didattiche in forma scritta, in forma orale, se qualcuno vuol dire ha il cattivo gusto e lo stomaco forte da fare una trascrizione di questo mio intervento di oggi, chiaramente anche su quello io ho un diritto d'autore, ok? Opere musicali con o senza parole, opere coreografiche, scultura, pittura, disegno, coreografia, bla bla bla, le opere cinematografiche, sia mute sia sonore, qui ovviamente insomma l'opera cinematografica, però come l'opera fotografica lo vedremo tra poco, solo naturalmente laddove appartenga all'arte o alla cultura.
Non sto dicendo che naturalmente deve essere per forza Fellini, però il famoso filmino della comunione, o come si usa dalle parti delle quali sono originario, il filmino del XVIII o il pre-XVIII, o i filmini delle prime comunioni, chiaramente insomma, non rientrano tra le opere cinematografiche. Non so se si usi, Damiana, questa abitudine folle di fare il pre-XVIII anche a Bologna. No, è una cosa tutta napoletana, per fortuna. Va bene, meno male. E allora conserviamo le specificità locali. Dicevo, le opere fotografiche poi anche sono tutelate. Vedremo a brevissimo, tra poco, anche perché insomma, internet è diventato molto il mondo della fotografia. Insomma, il social più frequentato è Instagram. Lo vedete, qualsiasi cosa fate senza abbinarci una fotografia non viene letta. Provate a fare un esempio proprio sociologico. Io una volta, insomma, dovevo chiedere un'informazione tecnica a questi, insomma, nerd smanettoni dei computer e scrissi: mi serve questa informazione, non rispose nessuno. Poi misi una foto di Brad Pitt e una foto di Belen, giusto, insomma, per tutelare uomini e donne, altrimenti sarei stato accusato di sessismo. E mi risposero tutti, perché chiaramente questa cosa mi ha destato la curiosità di dire perché Giovanni Riccio mette Belen. E quindi. Giovanni, ti interrompo un secondo per una domanda. Yes. Ci chiede Laura se lo Belen. pseudonimo viene registrato in qualche sede. No, no, non necessariamente. Lo pseudonimo è tutelato però quando abbia la stessa diffusione del nome. Quindi NEC, cioè quando incontri Ron, a me per esempio mi è capitato di fare un viaggio in treno con Ron quando ancora c'erano gli scompartimenti chiusi, peraltro persona gradevolissima. E Ron, voglio dire, si chiama Rosalino Cellamare, ma uno quando lo vede non dice c'è Rosalino Cellamare, c'è Ron. Quindi voglio dire, quando ha la stessa notorietà del nome, ok? Quindi in quel caso Quindi non nel viene. caso invece che in cui lo pseudonimo protegga l'anonimato, come fa uno a dimostrare di essere effettivamente Ah, l'autore? lì è facile, cioè oramai insomma con tutte le tecnologie immagino che Elena Ferrante per esempio nel caso dell'anonimato non abbia trasmesso i suoi, cioè ci sarà qualcuno del mondo che sa chi è Elena Ferrante, anche perché avrà trasmesso i file, avrà corretto delle bozze, avrà fatto un lavoro di editing, quindi insomma una persona che avrà fatto tipo massone col cappuccio e il voto di non dire chi è Elena Ferrante, immagino insomma che nel mondo ci sia, quindi voglio dire, ritengo di sì. Cioè ritengo che appunto in quel caso sia abbastanza semplice, voglio dire. Del resto se ci pensi è un caso, anche negli anni 70 ci fu un caso letterario che era Porci con le ali, che poi insomma addirittura mi ricordo chi l'ha scritto, perché insomma ha scritto Liliana Vera e come si chiama? Marco, oddio santo, e poi morì giovane, vabbè insomma. Però paradossalmente non mi ricordo i nomi, gli pseudonimi che venivano utilizzati per rimanere anonimi. Però lì bene o male lo si sa sempre, anche perché poi c'è un fatto, soprattutto quando diventano dei casi letterari, nessuno fa queste cose, insomma, per il bene dell'umanità. È chiaro, insomma, Elena Ferrante, sia essa un Eleno o un'Elena o quello che è, insomma, però siamo ormai in epoca transgender e fluida, quindi voglio dire, insomma, questo ci interessa poco, se sia uomo o donna, però voglio dire, è chiaro che, insomma, ha fatto tanti soldi con l'amica geniale. Quindi vengono tutelate i disegni, le opere dell'architettura, dicevo le opere cinematografiche, le opere fotografiche, ci arrivo tra un attimo, per una serie di ragioni, insomma, l'Unione Europea ha deciso che debbano essere tutelati anche software e database, che insomma non so quale sia il collegamento con la cultura, però sono tutelate dal diritto d'autore. Quindi anche le banche dati o i software non sono, come molti ritengono, oggetto di brevetto industriale, ma sono tutelate dal diritto d'autore. Veniamo alle foto, lo dicevo prima, oramai non esistiamo senza le foto, voglio dire, lo vedete, insomma, soprattutto più si abbassa l'età, più viene fotografata qualsiasi cosa, dico sempre ai miei studenti che fanno una vita schifosa perché, insomma, pubblicano foto di pizze o di tazzine del caffè e quindi dico, guardate, insomma, pure noi comuni mortali mangiamo la pizza e beviamo il caffè la mattina senza doverlo comunicare all'universo, però viviamo nell'epoca della fotografia, insomma, qualsiasi cosa si faccia, un po' come nei viaggi, no? Oramai se non condividi, io non le condivido mai perché in quanto napoletano sono scaramantico, quindi penso che insomma mi succede qualche disgrazia. Però voglio dire, vedete come la maggior parte delle persone è come se non fosse andata in viaggio se non mette la foto. E questa cosa poi, insomma, noi siamo animali che procedono per imitazione, questo insomma è stato ampiamente studiato. In realtà diciamo che soprattutto i social network non ci controllano più solo, ma in realtà guidano le nostre azioni. Cioè noi facciamo determinate cose perché le vediamo fare agli altri, soprattutto i più giovani. Voglio dire, a me fa ridere, cioè pensare che io possa mettermi, cioè, al di là insomma della mia fisicità, che è tutt'altro che attraente, soprattutto pochi vestiti,
Ma dicevo, mettermi mezzo nudo e farmi una foto davanti allo specchio o davanti all'armadio lo troverei molto ridicolo, però vedo che i ventenni lo fanno perché lo fanno tutti i ventenni e quindi non hanno questo senso del ridicolo. Cioè, se io l'avessi fatto a 20 anni, molti, insomma, non so che età abbiate, però insomma della nostra generazione, se qualcuno come me ha qualche pelo bianco, naturalmente insomma l'avrebbe trovato ridicolo, cioè io probabilmente sarei stato crocifisso dai miei amici. Cioè immagino anche oggi, se mettessi una foto poco poco ammiccante sul social network, i miei amici me ne direbbero di tutti i colori. Quindi insomma evito. Però insomma viviamo nell'epoca della fotografia, ci piaccia o non ci piaccia, qualsiasi cosa viene fotografata. Ora, dubbio, tutte le foto possono essere tutelate e no, qui in realtà però attenzione perché la legge distingue tra le semplici fotografie e le foto artistiche. Io qui ho fatto un errore perché ho scritto foto artistiche, in realtà queste sono le semplici fotografie. Però attenzione perché la semplice fotografia è qualcosa di più, cioè ha un significato giuridico. La semplice fotografia è quella per esempio comunque fatta da un fotografo professionista perché insomma già... Quando il diritto d'autore si è iniziato a occupare, diciamo, delle fotografie, chiaramente non è che tutti facevano le fotografie, lo ricorderete, insomma, tutti di voi, diciamo, un evento epocale furono le Polaroid e comunque bisognava usarle con una certa cautela perché costavano i rullini, però nessuno di noi faceva 3.000 foto e pubblicava 4.000 foto, voglio dire. Ognuno di noi, insomma, le faceva le foto con grano salis, quindi, diciamo, c'erano poi fotografi professionisti. Quelle che si chiamano le semplici fotografie, vi prego di scusarmi appunto per questo errore, non sono le foto artistiche, sono le immagini di persone o di aspetti o elementi della vita naturale e sociale. Questo che significa? Significa per esempio la foto comunque tendenzialmente fatta da un professionista, per esempio di una manifestazione politica del 1º maggio a Piazza San Giovanni, ok? La foto fatta di Renzi o di Conte, va bene? La foto fatta a Salvini e così via discorrendo. Quelle sono considerate semplici fotografie. La foto artistica invece è quella che per esempio vedete qui, cioè una di Cartier-Bresson che sebbene fotografi qualcosa, insomma questo è un signore cinese fatto da un viaggio fatto a Cartier-Bresson in Cina, vedete come ha un taglio particolare. Ha una scelta della luce, dell'inquadratura, del soggetto che naturalmente rivela un'artisticità. Poi, da un punto di vista giuridico, l'opera d'arte si ritiene che sia quella in cui l'autore opera una certa selezione. Quindi non sto facendo la semplice foto al comizio di, vabbè, un tempo si facevano i comizi, ormai non si fanno più, al comizio, ormai gli ultimi che fanno i comizi, insomma, credo sia Salvini, l'ultimo rimasto a fare i comizi, voglio dire, senza mascherine, senza niente. Quindi non è la foto di Salvini mentre fa il comizio, ma è una foto in cui c'è una certa scelta della luce, del taglio. Potrebbe essere anche Salvini, ben inteso. Però lì in quel caso appunto devo scegliere una certa luce, una certa espressione, una certa inquadratura e così via. E qui naturalmente voi capite da soli che il discrimen, cioè il punto di separazione tra la foto non artistica, a cui non si riconoscono diritti d'autore, ma si riconoscono appunto quelli che si chiamano tecnicamente i diritti connessi, che sono meno insomma i diritti d'autore, e la foto artistica è qualcosa di abbastanza sfumato, anche perché, e qui mi ricollego a quello che dicevo prima, naturalmente non è tutelata solo la foto fatta dal grande fotografo. Qui per semplicità espositiva, insomma, ho messo Cartier-Bresson, ma non necessariamente, e attenzione, non tutto quello che ha fatto Cartier-Bresson è una foto artistica. Magari se incontravate Cartier-Bresson, non sapevate, fosse Cartier-Bresson per strada, diceva, vuoi fare una foto davanti al Colosseo, e Cartier-Bresson faceva la foto, non per questo era una foto artistica, era una foto, insomma, non l'avrei potuta fare io, cioè, peggio probabilmente, però voglio dire non artistica. Ok? Quindi la foto artistica è solo dove c'è appunto una selezione. E qui però capite bene come la linea di confine, insomma, la zona d'ombra sia piuttosto ampia. Ora, detto questo, cominciamo a vedere un'altra cosa, eccezioni o limitazioni. Il diritto d'autore è vero che ormai è diventato un po' ipertrofico, copre tutto, abbraccia tutto e così via. Però naturalmente ci sono dei casi in cui si possono utilizzare liberamente le opere. Un tempo peraltro la legge parlava, anche qui semanticamente vedete come è cambiato il diritto d'autore, parlava di utilizzazioni libere, oggi si parla di eccezioni o limitazioni. Comunque, al di là di questo, dicevo, possono essere utilizzati liberamente
le opere per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Vi faccio un esempio. Faccio lezione, vi faccio vedere una foto di Cartier-Bresson. Faccio lezione e vi faccio vedere uno spezzone di un film. Ora, ovviamente, voglio dire, lo faccio semplicemente per una finalità didattica. E soprattutto non faccio concorrenza. Cioè, se io trasmettessi tutto il film, allora uno potrebbe dire, ma come? Allora, questa non si va al cinema, insomma, quando ancora esistevano i cinema, non compro Netflix perché tanto me lo fai vedere tu. E quindi quello chiaramente è un'utilizzazione concorrenziale. Ok? Ti pubblico tutto il romanzo, te lo leggi tutto, non posso dire, vabbè, l'ho fatto semplicemente per finalità espositive. Tant'è che poi vedete, se ci riflettete un attimo, anche nell'insegnamento, sì, noi abbiamo insomma dei programmi di studio che sono fermi al 1920 più o meno, insomma, a Gentile o quelle cose là. Però pensateci, da noi si studia Dante, si studia, cioè i libri che studiamo per intero, sono libri che sono tutti in pubblico dominio. Poi i professori ci assegnavano a scuola il libro da comprarti. Ti dicevano, sì, leggi Guerra e Pace, però vabbè, Guerra e Pace non è più, mi ha fatto un esempio sballato, però dicevo, magari Sciascia, che quando io facevo a scuola, voglio dire, era ancora vivo, dicevano, vatti a comprare Il giorno della civetta, vatti a comprare Se questo è un uomo di Primo Levi e tutti questi altri libri che, insomma, si leggevano a scuola del Novecento. Anche qui, per esempio, le poesie si possono riprodurre, però anche qui per fini antologici. Non posso, che so, prendo tutto Ossi di Seppia e lo pubblico per intero. Eh no, ma mi serve per fare lezione. Vabbè, no, perché a quel punto, se no, uno si compra il tuo libro e non si compra il libro originale. Ok? Quindi il principio fondamentale è che non si debba fare concorrenza. Nella legge sul diritto d'autore, tra le varie introduzioni, insomma, che ci sono state dopo il 41, c'è stata una abbastanza recente che dice che su internet si possono utilizzare anche le immagini e le musiche a bassa risoluzione o degradate, ok, per uso didattico o scientifico e solo per un uso che non sia a scopo di lucro. Va bene? Poi vedremo anche come fondamentalmente si usano molto poco, al di là della questione di qualità, bassa risoluzione, alta risoluzione, in realtà si usano poco perché è difficile che si ricada nell'uso didattico, scientifico e contestualmente nell'utilizzazione non a scopo di lucro. Però al di là di questo, un altro caso di utilizzazione libera sono gli articoli di attualità, salvo che non siano stati riservati. Tant'è che oggi vedete tutti i giornali mettono la C di copyright sotto gli articoli. Fateci caso, un tempo questa cosa non si faceva, gli articoli erano liberamente riproducibili da chiunque, perché anche lì si faceva un bilanciamento tra gli interessi, cioè l'interesse dei giornali e degli autori, e dall'altra parte l'interesse del pubblico a essere informato. E una delle prime, per esempio, a mettere la C di copyright era Oriana Fallaci. Insomma, Oriana Fallaci lo faceva, ricordo, già negli anni 80, negli anni 90, metteva la C di copyright accanto agli articoli. Altri casi sono previsti, per esempio, per i portatori di handicap, per chi si trova in ospedale, per chi si trova nelle carceri, perché si ritiene che appunto in questi casi, ancora una volta, si fa un bilanciamento tra gli interessi degli autori e gli interessi della collettività. Ovviamente, voglio dire, per esempio nel caso degli ospedali, consentire, che so, la possibilità di vedere dei film gratuitamente, insomma, rientra anche in un'ottica solidaristica, e poi spesso lo dimentichiamo, dovrebbe essere, insomma, alla base della nostra Costituzione. Detto questo, si è parlato molto... Giovanni, scusami, posso farti una breve interruzione, perché ovviamente questo tema interessa molto. Allora, sempre Laura ci chiede se pubblicare sui social dei brevi brani di romanzo di un autore vivente è lecito. Sì. Appunto, l'utilizzazione non deve essere concorrenziale. Qui è chiaro, non è fatto proprio per finalità didattica, però potrebbe ritenersi che è fatto per finalità di discussione. E tendenzialmente, ribadisco, nessuno verrà mai a farvi questioni per una cosa del genere. Poi io anche qui posso darti una risposta da accademico, una risposta da avvocato. La risposta da accademico è forse no, la risposta da avvocato, insomma, pubblicate, poi al massimo se qualcuno vi viene a fare storie, buttate tutto giù. Cercherei di essere molto pragmatico, però considerate che laddove, ripeto, non vi sia un'utilizzazione non concorrenziale, tendenzialmente lo potete fare. Poi tra un po' vedremo anche un caso interessante, quello invece della condivisione delle canzoni.
il cosiddetto embedding, cioè qualcuno potrebbe domandarsi allora perché posso condividere le canzoni su Facebook, perché posso mettere dei brevi estratti di canzoni su Instagram quando faccio le storie e queste cose qua, ve lo spiego tra un secondo. Isa invece ci chiede, testo didattico, un tempo tutorato con SIAE, con pagamento, oggi per essere tutelato di cosa necessita? No, allora, qui, attenzione, no, qui forse c'è una piccola confusione. Allora, su SIAE c'è un bollino che si metteva sui libri, che poi è stato abolito, però in realtà c'è un'altra forma che è equivalente, per la vendita del prodotto. Okay. In realtà SIAE non faceva neanche un controllo sul fatto che vi fosse violazione o meno dei diritti d'autore. Quella, insomma, è una vecchia questione sui bollini SIAE. C'erano anche, per esempio, sui CD, ci sono ancora, forse lo avete visti, no? E quei bollini servono esclusivamente per fini antipirateria, però servono per quello. Per i libri, naturalmente, bisogna vedere, c'è un decreto sulle antologie, che è un decreto del Ministero della Cultura che viene aggiornato, che stabilisce quelli che sono i limiti per la pubblicazione, per esempio, di brani all'interno delle antologie. Tant'è che noi appunto studiavamo qualche poesia di Ungaretti, di Montale, di Quasimodo, di Pavese e così via. Oggi immagino si studi qualcosa di più recente, insomma. Sul sussidiario di mia figlia c'era un brano di Biagio Antonacci, quindi o tempora o mores, si diceva un tempo. Quindi, che è una cosa che Claudia mia figlia, invece essendo il sì. sussidiario chiaramente out of time, nel senso che chiaramente mia figlia non sa manco chi è Biagio Antonacci perché sente tutt'altra roba, per mia figlia Biagio Antonacci è tipo Montale, capito? Cioè, almeno quando era alle scuole medie così pensava che fosse, perché in fondo lo trovava nel libro, quindi da una parte trova Montale, dall'altra trova Antonacci, e quindi avrà detto Non era un riferimento all'attualità. no. Claudia invece ci chiede se è possibile pubblicare dei post, immagino sempre sui social network, con le copertine dei libri. Con le copertine sì, tendenzialmente sì, ripeto, anche qui si tratta di capire se l'utilizzo è concorrenziale oppure no. È vero che la casa editrice paga un diritto, per cui la casa editrice non ti verrà mai a fare storie, sia chiaro, perché tanto ti sta facendo pubblicità. L'autore dell'opera, idem, mi sembra abbastanza improbabile perché sa che non ne ottiene un guadagno. Anzi, voglio dire, se l'opera si vende, magari la stessa casa editrice ti viene a chiedere. Pensate appunto a quello che fa le copertine per Camilleri, voglio dire, non so chi sia per la verità, ma insomma avrà svoltato, farà probabilmente quello di mestiere. Peccato è morto Camilleri, per cui insomma ho perso il lavoro. Aggiungo anch'io una domanda su questo filone. Era una cosa abbastanza comune, soprattutto durante il lockdown. Le insegnanti che leggevano, soprattutto i bambini piccoli, i libri sui video e poi magari li pubblicavano su YouTube correlati da laboratorio didattico a seguito della lettura Beh, del libro. qui rientri a mio avviso nel caso che si diceva prima, cioè uso di critica o di discussione. È Anche chiaro, se non la è. lettura integrale? Beh, di un intero libro io non li ho visti. No, i libri dei bambini spesso sono libri illustrati, sì. Ma lì no, là ci sarebbe una violazione del diritto d'autore, però che ne so. Ok. Se leggi tutto il Dottor Seuss, per esempio, faccio per dire un libro per bambini, piccolo, breve, probabilmente c'è violazione del diritto d'autore. In quel caso, insomma, sì, c'è violazione del diritto d'autore. Però non mi risulta che siano stati letti per intero dei libri, cioè, non lo Sì, quello sì, abbastanza. so. Ma sono stati fatti. Sì, direi proprio di sì. No, vabbè, è ovvio che insomma, in quel periodo lì forse eravamo un po' in una sospensione generale Ma e sì, adesso insomma. ripeto, io credo anche qui che se vogliamo essere pragmatici si tratta di capire quanto effettivamente si faccia concorrenza. Cioè, se c'è un mercato degli audiolibri, per esempio, quando io ero bambino, ricordo che mia sorella mi vessava perché era fissata che si doveva addormentare con le favole, che metteva la musica a setta. Immagino, insomma, esistano qualche roba analoga oggi di podcast per bambini o cose del genere. È chiaro che lì, se c'è un mercato, ovviamente vuoi fare concorrenza a quel mercato. Per cui la cosa da vedere è sempre se in un certo senso diventa concorrenziale. Cioè, se c'è il fumetto del dottor Seuss e così via, e non ti compri il libro perché c'è tutto il dottor Seuss, o che dire Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato e quello che te lo legge, probabilmente sì, quella è sicuramente una violazione di diritto Chiaro. d'autore. Se leggo un estratto di Willy Wonka, in quel caso no. Poi attenzione, il fatto che qualcuno vi faccia causa non significa che ha ragione.
No, certo. Beh, capitato. Chiara, scusa, si aggiunge alla mia domanda chiedendomi se questa cosa riguarda anche le biblioteche che a volte leggono libri interi, brevi per bambini. No, questo Scusa, no, no, forse. perché per le biblioteche c'è un'esenzione, però anche qui si tratta di capire se le leggono oppure se questa cosa viene conservata. Cioè, naturalmente, se voi la rendete poi accessibile, perché qui insomma vado un po' nel tecnico, non vorrei tediarvi, però c'è una questione di quella che si chiama la comunicazione al pubblico. Cioè, naturalmente, fondamentalmente c'è comunicazione al pubblico quando io utilizzo una nuova forma, cioè una nuova forma di comunicazione. Ok? Quindi, diciamo, se prima utilizzavo solo la lettura, oggi ne utilizzo un'altra forma. Cioè, chiaramente un conto è fare una lettura e quindi lo faccio per i presenti in quel momento, un conto è come fare un reading di poesia, un altro conto è metterlo su YouTube e renderlo disponibile a tutti. Qui, scusami Damiana, io farei un salto, visto che questa cosa mi sembra che interessi molto. Allora, c'è tutta una questione sull'embedding, di questa cosa si è occupata la Corte di Giustizia in relazione ai video, però la stessa regola si applica alle fotografie, si applica ai testi e così via. Allora, quello che ha detto la Corte di Giustizia è una cosa che mi sembra tutto sommato che risponda ad una certa... ad una certa logica che provo a spiegarvi. Allora, la logica è la seguente: il caso che si era posto alla Corte di Giustizia, si chiama Bestwater, riguardava un video presente su YouTube che era stato appunto, come si dice tecnicamente, embeddato, cioè era stato fondamentalmente messo in una sorta di cornice di un sito internet. Questa cosa forse vi capita di vederla. Avete dei video di YouTube all'interno di cornici di altri video, ok? Ora, se fondamentalmente tu rendi palese questa cosa, oppure se clicchi sul video c'è un reindirizzamento fuori, lo vedete per esempio oggi sui social, su Facebook per esempio, non si usa più mettere molto dei video, un tempo si condividevano le canzoni e tutto il resto, ma insomma siamo diventati tutti artisti, poeti, santi, navigatori, eccetera, eccetera, navigatori di internet naturalmente, e quindi voglio dire ognuno crea dei contenuti, non mettiamo più le canzoni come si faceva un tempo, però un tempo all'inizio, diciamo, quando si mettevano le canzoni, ricorderete che praticamente le canzoni venivano riprodotte su Facebook. Oggi molto spesso quando clicchi sulla canzone vieni portato fuori dalla piattaforma e riportato su YouTube. Ora, qual è la regola? Seguitemi. Ora, la regola è la seguente: se un determinato contenuto è stato messo su internet accessibile liberamente, ok, allora può essere embeddato, cioè fondamentalmente posso metterlo in quella stessa cornice, va bene, e metterla su un altro canale di comunicazione. Però attenzione, il contenuto deve essere libero. Cioè non posso, per esempio, collegare Sky Go e faccio vedere la partita su un sito, perché quello è un contenuto tutelato dal diritto d'autore. Non posso prendere il film di Netflix e lo trasmetto su un'altra piattaforma, perché lì l'accesso invece è riservato. Ma se l'accesso è libero e quel contenuto è stato pubblicato legittimamente sulla prima fonte, può essere pubblicato anche su una seconda fonte. Ok? A condizione che qui naturalmente si dica da dove viene quel contenuto. Come nel caso delle fotografie, per esempio sulle fotografie sono numerosissime le violazioni, tant'è che molti fotografi utilizzano quegli strumenti come il watermark, no? Mettono fondamentalmente il loro nome sulle fotografie per evitare che appunto possano essere utilizzate liberamente. Però se la fotografia è distribuita allo stesso fotografo, il quale dice: sentite, a me, appunto, scientia donum Dei est, come dicevano i teologi medievali, quindi fateci che cacchio vi pare, che cavolo vi pare. Diciamo, allora, fate quello che volete con la mia opera, condividetela dove vi pare e voi la potete utilizzare. Lo stesso vale per esempio per le canzoni che trovate su YouTube. Se andate sul canale ufficiale di Biagio Antonacci, anche perché oramai, per esempio, nel caso della musica, se ci pensate, la maggior parte dei musicisti guadagna, o oramai guadagnava, mi viene da dire, attraverso i concerti. Sono pochi quelli che guadagnano sulla vendita dei dischi. E quindi molti, quando lanciano la canzone, la mettono su YouTube gratuita.
un po' ha la stessa funzione che aveva la radio prima, quindi se voi la pubblicate sul vostro social network nessuno vi verrà a dire niente, ok? Poi ci sono dei contenuti, non so se ci sono domande su questo, Damiana. Okay. Per il momento direi di no. Va bene. Allora, dicevo, poi ci sono invece dei contenuti che vengono rilasciati con delle licenze peculiari che si chiamano appunto le licenze Creative Commons, di cui molti di voi avranno sentito parlare. Che cosa sono queste licenze Creative Commons? In realtà nulla di così sconvolgente, sono semplicemente dei contenuti creativi, quindi delle opere tutelate dal diritto d'autore, che vengono rilasciate consentendo una ricondivisione a titolo gratuito. Come vedete però, attenzione, guardate sulla slide, avete varie forme di licenza. Quindi quando voi volete utilizzare un testo, una musica, una foto rilasciata con Creative Commons, dovete fare attenzione ad un passaggio che è fondamentale. E il passaggio qual è? Che dovete vedere la licenza, perché alcune licenze dicono facci che ti pare, altre licenze dicono lo puoi utilizzare ma non per scopi commerciali, altre licenze ancora dicono lo puoi utilizzare e puoi modificare l'opera. Anche perché qui, guardate, molto spesso l'opera la dovete modificare, perché per esempio nel caso delle foto spesso dovete tagliare il formato, quindi andate a incidere ovviamente sull'opera. Ricordate la famosa questione che faceva Fellini, giustamente a mio avviso, quando diceva, oggi siamo tutti abituati a Netflix, a Sky, insomma, a opere che non si interrompono con la pubblicità, chi ancora ogni tanto guarda la televisione nazionale forse gli prende anche strano, voglio dire, passare da Netflix e vedere che a un certo punto, mentre stanno uccidendo uno, arriva Alessia Marcuzzi che dice: ah, se hai problemi andare di corpo, prendi il bifidus actius e quello che è. Insomma, in quel caso, voglio dire, vi rendete conto da soli del fatto che Fellini, per esempio, diceva: le mie opere non possono essere tagliate. Insomma, anche qui chi ha la barba bianca come me se lo ricorda, quando le opere di Fellini furono acquistate da Mediaset, Fellini fece un macello perché disse: non le dovete trasmettere, perché ovviamente andate a intaccare il che cosa? L'immedesimazione dello spettatore con l'opera. Secondo me aveva perfettamente ragione, sia chiaro. Poi si è arrivati a questa forma di civiltà, voglio dire, nel corso degli anni. Dicevo. Tuttavia però considerate che per esempio tra le licenze Creative Commons ce ne sono alcune che dicono puoi riutilizzare l'opera ma non la devi modificare. Quindi se prendi un filmato me lo devi trasmettere tutto, non puoi trasmettere un brano che scegli tu. Altre licenze dicono lo puoi utilizzare. Quindi attenzione perché Creative Commons, insomma, sono meno rivoluzionari di quello che si potrebbe pensare, hanno una cosa interessante, hanno un aspetto interessante che è rappresentato dal fatto che questo tipo di licenze sono licenze che in un certo senso vengono, come posso dire, vengono codificate. Quindi se voglio riutilizzare l'opera, basta che vado a vedere il tipo di licenza Creative Commons e capisco in che modo, in che termini posso riutilizzare l'opera. Per esempio, se voglio fare una pubblicità, magari non posso utilizzare quella foto, sebbene rilasciata in Creative Commons. Quindi anche qui facciamo un po' di chiarezza, perché molto spesso si dice tutto quello che è Creative Commons è liberamente disponibile online. Non è così. Poi qui, insomma, diciamocelo tra di noi, non l'ho voluto mettere nelle slide, ma c'è un esempio che mi ha sempre fatto molto ridere, cioè il Ministero della Cultura, il MIBACT, che all'epoca aveva come ministro un ministro che si chiamava Franceschini, che guarda caso, ma siamo registrati, Damiano, sì. No, ministro, la prego, non volevo parlare mai di lei, sarà un altro, era un caso di omonimia. Però c'era questo ministro, insomma, prese, fecero questo progetto che non mi ricordo come si chiamava. Ah, si chiamava non Made in Italy, ma c'era un nome del genere, tipo Pizza Italina, cosa di quel, insomma, per proporre tutte le bellezze del nostro patrimonio culturale. E c'era questo disclaimer sul sito, cioè tutti i contenuti noi li abbiamo presi su internet perché riteniamo che siano liberamente utilizzabili, cosa che non è, perché voi per esempio trovate molti miei articoli su internet, insomma, vi invito, come dicono gli avvocati, vi invito e vi diffido da andare a leggere, insomma, per la vostra sanità mentale. Però dicevo, se qualcuno prende il mio articolo, non è che può dire, vabbè, ma io l'ho riutilizzato, tanto era liberamente accessibile su internet, quindi non è che sia una cosa liberamente accessibile su internet, la posso usare. E soprattutto attenzione perché molto spesso, qui ovviamente avrei bisogno non di un'ora, ma avrei bisogno di un intero corso, molto spesso dipende anche dai contesti in cui lo vado a utilizzare. Per esempio, recentemente c'è stata tutta la questione di Trump e della musica che veniva utilizzata, fino anche Umberto Tozzi, voglio dire, poi ho scoperto che Trump conosce tutti, pure Umberto Tozzi. Però voglio dire, Tozzi per esempio ha dovuto dire, perché la canzone Gloria,
lo sapevi, è molto famoso in America, Damiana, non so se... Cioè anche in un film... No, c'è un film di Scorsese, come si chiama? The Wolf of Wall Street, quando vengono salvati. C'è la canzone, non so se Gloria o un'altra, insomma, di Tozzi famosa, e fondamentalmente pure Trump aveva ripreso la canzone di Tozzi, e Tozzi ha detto: Donald, ti prego, non la usare perché non voglio essere messo in quel contesto. Quindi anche qui, anche se io autorizzo, cioè l'uso dell'opera, peraltro, non ha solo una parte patrimoniale, qui ripeto, si andrebbe veramente troppo a lungo, però ha anche una parte morale. Cioè, se domani mattina, che so, io insomma non mi riconosco molto nelle idee di Casapound, ragazzi vivaci, voglio dire, ma non mi ispirano grande simpatia. Però dicevo, poi insomma la città in cui vivo è piena insomma di questi simpatici ragazzoni che vanno a menare gli extracomunitari. Dicevo, se domani mattina Casapound prende la mia foto per fare il tesseramento, io gli faccio causa. Se Casapound prende una canzone, che ne so, di un qualsiasi cantante, probabilmente il cantante vuol dire: guarda che insomma non potete utilizzare quella mia canzone perché non mi ritrovo nelle vostre idee. Insomma, oramai insomma anche la musica ha perso ogni connotazione politica, però lo ricordate, insomma, quel povero Cristo di Battisti, che insomma era un grandissimo musicista, però era un sempliciotto, secondo me. Battisti veniva etichettato come cantante di destra, come poveraccio, semplicemente perché non faceva canzoni politiche, insomma. Battisti, non mi sembra che, insomma, non so se avete mai visto interviste a Battisti, ripeto, era un poverino, insomma, secondo me pure sfruttato da Mogol, che era tutt'altro che un genio. Battisti invece era veramente un genio. E quindi dicevo, magari questa connotazione politica non c'è, però probabilmente, insomma, se Battisti fosse stato associato, che so, alla campagna tesseramenti del Movimento Sociale Italiano, avrebbe potuto dire: io non mi riconosco in queste idee. Ok? Ora, l'ultima cosa mi sembra che vi volevo dire, no, non ci sono ultime cose. Quindi, se mi volete dire voi qualche domanda, avete qualche curiosità o altro, sono andato velocissimo, lo so, però purtroppo per stare nei tempi. Sono andato molto, insomma, ho fatto qualcosa di, capisco, abbastanza superficiale, però era inevitabile che fosse così. Sono qua per le vostre domande. Avete un avvocato per circa 25 minuti gratis, se Aspettiamo volete approfittare. le domande. Intanto vi dico che in chat vi ho lasciato sia il link del questionario che vari link utili anche per i prossimi incontri. Poi Se non ovviamente arriva subito Damiana. una domanda, io ne approfitto per farne una io. Vabbè, no, volevo anche dire una Invece. cosa. Qua c'è il mio indirizzo di posta elettronica per chi fosse più timido. Poi, ovviamente, io, insomma, essendo abbastanza cretino, so tutti i social network e queste cose qua. Quindi, insomma, se qualcuno mi volesse contattare, può farlo tranquillamente. Dimmi, Damiano. Vediamo se ne arriva. No, volevo lasciare lo spazio anche a qualcun altro, però intanto ti chiedo, ma se invece io produco, no, dei contenuti utilizzando anche i contenuti SIAE, per esempio una canzone, poi devo pagare la SIAE per ogni luogo in cui questo prodotto mio finito viene pubblicato? Allora, devi pagare la SIAE, si chiede una licenza alla SIAE, quindi attenzione perché in questi casi non è che devi pagare direttamente l'autore, naturalmente. Ci sono delle società di intermediazione nel mondo della musica, ne hai due, una si chiama SIAE, l'altra si chiama Lea Soundriff. Quindi devi pagare una licenza per l'utilizzazione di quest'opera. In tutti i luoghi, che cosa significa? Cioè, significa, per esempio, tu devi pagare per ogni Faccio un passaggio. video, lo pubblico sul mio sito, ma poi ci metto anche una versione su YouTube No, utilizzando. tendenzialmente paghi una sola licenza, insomma. Ok, quindi una volta che l'ho pagato è quello. Dipende, ripeto, appunto, se però lo passi per radio o se lo suoni, la suoni quella canzone a una festa di piazza, ovviamente quella è un'altra utilizzazione. Ok? Ok, certo. Non arrivano domande, non so se li abbiamo presi per fame. Cioè, o Beh, da voi già si mangia, sì. sei stato davvero molto esauriente. Vediamo se c'è qualche segno di vita. Se no, io direi che a questo punto ringrazio molto te, Giovanni, grazie mille per essere stato qua con noi stasera. Grazie a voi.
Ringrazio tutti i partecipanti, insomma avete anche la mail, quindi se volete poi porre domande successivamente avete anche questa opportunità. Ovviamente c'è il nuovo calendario anche dei prossimi incontri, vi chiediamo, ve lo ripeto, di iscrivervi. Abbiamo ancora anche un altro incontro, sempre con Giovanni Maria Riccio. Torneremo invece a parlare di web, parlando invece di quello che può essere sconveniente pubblicare, cioè cosa può essere invece cancellato sul web. Quindi parleremo soprattutto di fake news. Va bene, grazie Grazie mille. mille a tutti, Buona buona serata, serata. arrivederci.